Pizzata dalla formazione bianconera e viene servito Platini. Il passaggio di Platini nel settore di Laudrup. Veramente forse è l'attese a giocare veramente un po' all'europea con stopper libero. Vedo che la regia si occupa di Platini, evidentemente lo considera un possibile protagonista e ne ha sicuramente ragione. Intanto è stato lanciato l'Ungheria alla Juventus il calcio di punizione che viene battuto da Platini. Platini in profondità verso Bonini. Forse in modo eccessivo, forse si aspettavano la Juventus che si mette subito la regola dell'incontro, però Pavoni è stato bloccato. È stato Manfredoni a bloccarlo. E ora c'è Laudrup che tocca verso Mauro, che è riuscito a tenere in campo un pallone difficile. Poi ancora Laudrup. E ci sarebbero forse ritenuto di intervenire per il fallo evidente patito da Laudrup, che tocca questo pallone in direzione di Prio. Poi c'è Platini che è andato a prendere il pallone per effettuare uno dei suoi lanci, ma è riuscito il giocatore commisso a liberare, però la sfera l'hanno ancora i giocatori bianconeri. Battista tocca in direzione di Borghi. Borghi questa volta è stato bloccato dall'intervento di Platini, che poi ha tentato di lanciare. E poi il pallone che va a terminare verso Platini, sul quale è stato commesso un fallo d'ostruzione. Mi sembra che loro abbiano una padronanza della partita forse superiore adesso. Non voglio dire che siano partiti forse più concentrati, però sicuramente stanno impostando un pochettino la partita alla loro maniera. Oltretutto aggrediscono anche abbastanza, soprattutto che in possesso della palla. Molto bello questo disimpegno difensivo di Platini. Parlavi anche di Tacchetti, loro hanno attestato dei Tacchetti di Russo, viene valorizzata la finale, ecco Serena che tocca la palla di testa, riprende Platini, Platini tenta l'apertura ancora, fuori gioco. Però è più vicino al gioco, sicuro. Quanti come noi sono forse abbastanza lontani a vedere la partita. È meno tifoso italiano di noi, forse per questo che è sbagliato. Che ha deviato non troppo bene il pallone di testa, poi Platini. È stato poi anticipato da Holguin e Laudrup, la palla ripresa da Michel Platini. Toni come al solito è stato meticoloso nella preparazione, la squadra è giunta mercoledì e tutti i giorni, giovedì, venerdì e sabato, c'è stato un allenamento. Si sbaglia però questo passaggio, Scirea recupera, tocca per un lancio lungo di Battista, colpo di testa di Caprini, che ha anticipato Castro che è il suo uomo da marcare, è avanzato anche il capitano Scirea, ecco il pallonetto di Platini, verso Laudrup, ecco Mauro che riesce a far deviare il pallone verso Serena, che tocca per Platini, esce Vidace e anticipa di un soffio il francese della Juventus. Ora sulla sfera è Bonini. So che Serena ha ricevuto da Favero, poi c'è il passaggio di Platini, attenzione sempre Mauro in azione, Platini che ha difeso molto bene la sfera, mentre Laudrup si fa servire il pallone, poi Platini, il quale sguscia bene tra due avversari, ne supera un terzo, tocca ancora in avanti e c'è l'atterramento. Anche l'arbitro in collegamento con noi, vedete Platini che avanza, ha uno slalom un po' sciistico e gli può mancare lo smalto qualche volta per una puntata offensiva. Intanto sì, Platini che sta un po' giù da Giuliano, dalla Neve e da altri soci. Intanto vediamo questo pallone che va a terminare verso Laudrup e poi Battista lo devia. Tutti i telespettatori su questa inquadratura sull'area dove si assisteva delle lotte. E intanto si è affiorata la segnatura. Purtroppo non aveva più la coordinazione necessaria per calciare bene, perché era, come potete vedere nel replay, prestatissimo, non aveva slancio della gamba. Anticipato da Brio. E poi un bel passaggio di Michel Platini verso Caprini, il centro di Caprini in direzione di Laudrup, attenzione a Mauro, riceve Mauro, tocca ancora per Laudrup, ma a questo livello. Ancora Serena, il passaggio di Serena nel settore di Bonini, anzi nel settore di Laudrup. Buon dribbling del danese sulla palla Caprini, ecco il suo tiro tagliato, ecco la deviazione per...
è partito un passaggio da parte del terzino destro bianconero, poi ancora Bonini. Bonini è messo a terra e l'arbitro ha giustamente indice di quanto si potesse prevedere, sia per averla visto che Battista ribatte un centro di Caprini, che ancora però sulla sfera potrebbe dare a Bonini. Infatti ancora va Battista, perde il controllo della sfera e Platini fa tempo a seguire Laudrup, sul quale però si può... Più vicino al pallone Platini, che ha battuto il calcio di punizione, Serena senza la deviazione, sempre sullo 0-0. Rivediamo intanto il calcio d'angolo e il tentativo di Serena. La partita è tutta da giocare, è appena iniziato il secondo tempo. Ed ecco che la formazione bianconera può partire in replica con Platini. Platini ha deviato verso Laudrup, il passaggio ancora verso Platini, che però... Attenzione intanto a Bonini, Platini non riesce. Vediamo Scirea che si è portato in posizione di estrema sinistra, vediamo intanto. Pensa che prima della partita ha detto a Tacconi che non avrebbe avuto un gran lavoro. Sulla sfera Bonini, passaggio in profondità in direzione di Laudrup, che si è liberata molto bene del giocatore. Commesso aveva tentato di smarcare nuovamente il numero 11. Alta Battista lo blocca, poi c'è l'intervento di Favero. Sul palla. La Juve gioca e punta molto su questi calci da fermo. Con un passaggio ancora verso Platini, un centro immediato di Platini nel settore di Serena. Rigore, rigore. Rigore, rigore. È stato messo a terra da Holguín. Ingenuità nel non riuscire a concluderla in maniera regolare, che la Juventus è riuscita a pareggiare. Ecco l'ingenuità ancora di Holguín. Oh, l'episodio del rigore con Platini che batte e segna. Le due squadre sono sull'1-1. Tredicesimo minuto del secondo tempo. La partita si è riaperta possibile, cioè nel più breve tempo possibile, senza dover rischiare troppo. Aveva rischiato, guardate le partite come sono. Battista, Platini che aiuta la retroguardia, poi c'è questo intervento di Favero. Il pallone ecco a metà campo di Laudrup, sulla destra Platini, Platini riceve, ecco Serena solo, Serena centro pescato. E la sfera deviata da Pavoni in calcio d'angolo. Mauro, poi Bonini, poi Platini, anticipato, tiro e rete, Platini, capolavoro fuori di gioco ancora, fallo ancora contro la Juve, e fallo, fallo contro la Juve purtroppo sul sbandieramento del segnalino. Io non so per cosa, sinceramente, il gioco io non so perché, ma il segnalino è rimasto fermo nella sua posizione dal primo momento. Abbiamo è un atteggiamento un po' spiritoso, ma per parte, e forse poteva che... essere una rete valida sia per loro che per... Sta andando al replay, vedi, vediamo. Che Brio è rimasto dietro a tutti, ma no, sta andando su. Ecco, è Serena che dà l'impressione di essere il pallonetto un po' lontano. Michel, per me la dà qualcuno. È partito con il sorriso, ma questa volta vediamo che... Passaggio di Pioli a Platini tra due avversari. Ancora rovescio verso la propria porta Holguín, poi c'è l'intervento ancora di Platini, attenzione di Caprini, perché Platini centro fa il centro lungo verso Caprini che commette fallo. È stato dopo un grossissimo incidente, dopo una lunga assenza. Io mi auguro per... Seguiamo il calcio di punizione a 12 minuti e mezzo dal termine. Platini, ecco Caprini, pallone solo verso Caprini, di testa, non ha fatto a tempo ad intervenire Serena, ma si lotta ancora in area di rigore. L'arbitro ferma il gioco per fallo di Bonini. Senti, ma è troppo importante per tutte e due le squadre. Ha subito il fallo Serena, ha battuto Platini. Laudrup a cercare che non averlo tra i piedi. Guarda che ingenuità che hanno commesso. Attenzione, riceve la sfera sulla destra Platini. Platini mette al centro. Copriaschi che batte, la sfera però è andata verso i giocatori in catacarossa, riprende Laudrup. Tenta uno scambio, riceve Platini, attenzione, la possibilità del pareggio, tiro, rete! Abbiamo detto che i supplementari... Laudrup, 2, ancora loro un pochettino in linea su questo fuorigioco, lasciano andare dentro quello senza palla, lo vedete sbucare adesso,
nessuno contra quello che va a ricevere la palla. Lui ha fatto una gran cosa, poi è riuscito a dare anche i proseguimenti. Vedete come va dentro sull'alto del teleschermo senza che nessuno si preoccupi di lui, in quanto questa loro impostazione un pochettino ingenua, ecco, hanno delle grandi qualità e qualche ingenuità. È stato degna della cornice della partita che doveva essere. Da una parte da Borghi, dall'altra da Laudrup, due giocatori che hanno soltanto 21 anni. Sicuramente hanno delle grandissime qualità. Direi che questo Borghi... Campo con abilità, bravo! Ancora uno scambio con Platini. Pallosità particolare. O di calcio ritardato. Ha battuto Platini. Serena non riesce per il disturbo ad effettuare il tiro che è tentato da Laudrup, poi da Briaschi che opera un passaggio a Platini. Quattro valide, due. Ma soprattutto che segnature, ecco. Attenzione, questo è un fallo che poteva anche essere dato, poteva anche, sono convinto che su un risultato diverso dal 2-2 non sarebbe stato fischiato. Ma che può dire una è venuto fuori da un labirinto, si è scontrato con Platini, da questi a Bonini, da Bonini a Platini, Platini in profondità nelle file avversarie con Corsi, pallone verso Briaschi che non ha potuto controllarlo. Platini ha tentato di... Quel loro uomo avanzato era Dominic. Intanto... Platini a terra, vediamo per cosa. Vediamo nel replay, forse è stato un ginocchio contro ginocchio. Ha cercato di fare ostruzione, probabilmente è stato... Non vorrei che questo... Tu hai appena citato che la Juventus... Il calcio d'angolo, la sfera deviata nel settore di Laudrup, al quale non resta che l'azione solitaria perché non aveva compagni... vicino a sé, poi Corsi gli ha messo il pallone al lato e l'altro purtroppo Orbolo o a botta calda come si suol dire, non, sì, ecco, è stata una bella botta, ha alzato molto la gamba. Il pericolo sono le distorsioni, magari certe cose non facilmente tifosi a queste scuole. Intanto nota che Platini è in grado di battere il calcio di punizione, è ancora fuori gioco. Le ultime battute hanno visto comunque squadre un po' stanche, lo si comprende. Sicuramente le squadre hanno dato. Anzi, era Borghi che si era avvicinato a Platini, si è conservato il possesso. Intanto vediamo che sia Platini che Laudrup sono in grado di continuare la manovra. Questa deviazione di testa è appunto di Laudrup. Briaschi era riuscito a deviare verso Laudrup che riconquista questo pallone. Poi gran Platini. Palla. Serena, fuori gioco. Commentare più o meno. Ed ecco Platini a pallonetto verso il portiere. Molto bello può essere il calcio, ecco. C'è stata una manovra tra Pioli e Platini che ora commette fallo su Domenico Mattoni, c'è il figlio dell'avvocato Agnelli, Edoardo, ma seguiamo lo sviluppo del gioco in questo secondo tempo supplementare con Manfredonia che tenta questo passaggio nel settore di Platini, il quale opera un centro che gli è stato messo. Ecco che viene servito Caprini, siluro di Caprini, di Alba, Videla, Mauro, Corsi, Platini. La partita forse come andamento non meritava una lista di ammoniti simile. Corsi di testa, poi abbiamo questa manovra di Laudrup che ha deviato verso Platini che cerca di lanciare Briaschi, ma è favorito. Dico ora linea ad avvertire. Ancora l'argentino si une ora all'attacco, c'è l'azione di Bonini, il quale poi ha deviato la sfera nel settore di Laudrup, che di esterno ha servito ottimamente. Ha dato l'impressione di essere effettivamente un atleta molto dotato. Attenzione, per poco Platini non riesce a portare in vantaggio, ma dalla posizione mi sembra che non tirerà Holguín. Ha tirato Borghi, ha tirato Borghi e ha mandato sul corpo degli altri. Un minuto e mezzo. L'arbitro ha fischiato fallo, ha prima guardato con... Guardate che buco che c'è all'interno dell'uomo. Tira in porta Platini. Vediamo se il portiere è uno che si muove molto in anticipo. Guarda che rincorsa che prende l'altro, ma la piazza l'altro, sicuro. Si è fatto parare il rigore l'altro. Devi fingere da dischetto in vantaggio per 3-2. E basta questo rigore ed è finita. Non so che cosa possiamo fare, se cominciare a alzarsi, tu prima...
hai accennato al commento entusiastico del commentatore argentino vicino a noi, adesso dovremmo fare noi sul commento entusiastico, speriamo di poterlo dare. Io ho molta fiducia, Michele, un uomo rotto, fa tutte le esperienze. La TV ha passato il vantaggio da Juventus che vince la Coppa Intercontinentale. E da Giovanni Trapattoni, il primo che è andato ad abbracciare il francese che non ha sbagliato il numero degli 11 metri. È stata una dura lotta, lo abbiamo detto prima dei rigori. Una squadra degna dell'altra. Il regolamento vuole questa conclusione. Tacconi due volte ha parato dagli 11 metri e pertanto la Juventus ha la soddisfazione di vincere per la prima. Essere entusiasti perché è stata una partita splendida, ha penalizzato un avversario degno, ma la Juventus non ha sicuramente demeritato, anzi direi che forse ancora una volta ha dato fuori di contazione di carattere anche nei calci qualcosa. E adesso invece vediamo la gioia dell'altra barricata, insomma. Nel momento del gol di Platini non c'è spazio a pensieri, c'è spazio solo alla felicità, al unirsi con gli altri, con i compleva intensamente quella coppa, e noi siamo rimasti ancora più orgogliosi di quel trofeo che avevamo portato in Italia, visto proprio le tante feste che ci hanno fatto.